Questo è il villaggio di Taibe, situato in Cisgiordania, a 30 km da Gerusalemme. Un paese di circa 1300 abitanti che porta in sé la caratteristica di essere l'unico in Palestina a essere completamente cristiano. Conosciuto anche come l'antica Efraim, molto citata nella Sacra Scrittura, è il medesimo luogo di cui parla il Vangelo di Giovanni, quando narra che Gesù vi si rifugiò dopo che il Sinedrio decise di arrestarlo per ucciderlo. Oggi siamo invitati a entrare in questo villaggio e a conoscere un po' del panorama cristiano qui presente. Vi sono segni visibili di questa presenza sin dai primi secoli. Padre Aziz Halawe, parroco latino, ci condurrà in questo pellegrinaggio. Innanzitutto, ci rechiamo alle rovine dell'antica chiesa di origine bizantina del V secolo, la chiesa di San Giorgio o di Sant'Elia, come viene chiamata, riportata alla luce da scavi realizzati tra il 2000 e il 2009 da archeologi francesi. La prima chiesa era bizantina dal V secolo, ma questo edificio che vediamo qui, grande parte di questo edificio risale al tempo dei crociati. Adesso nella pietà popolare di Taibe, la gente di Taibe, è un posto molto apprezzato dalla gente, dove vengono per fare qualche volta i battesimi in questo battistero e anche rappresentano i loro voti. Più volte veniamo qui per fare qualche festa, fare qualche attività spirituale. Continuando il nostro pellegrinaggio, ci rechiamo poi alla Casa delle Parabole, una casa tradizionale palestinese risalente a più di 300 anni fa, situata all'interno della parrocchia latina. Siamo qui nella chiesa latina, e davanti c'è la Casa delle Parabole. Da questa casa possiamo capire il Vangelo e soprattutto le parabole. Adesso possiamo entrare e vedere tutto dentro. È composta di due piani, lo spazio superiore è completamente residenziale. Possiamo vedere come erano conservate le provviste. La torcia sull'armadio ci ricorda il passo del Vangelo di Marco, nella quale Gesù disse: si porta forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto, o piuttosto per metterla sul lucerniere? Nella parte inferiore, invece, vediamo il locale dove venivano tenuti gli animali. Padre Aziz ci mostra il soffitto della casa, aiutandoci a capire il passo biblico della guarigione del paralitico, quando venne portato dai suoi amici da Gesù nella città di Cafarnao, lì nella casa di Pietro dove lui si trovava, così come narrano le Sacre Scritture. E per capire come possono scavare il tetto di una casa così molto larga. Dunque possiamo capire perché in ogni casa c'è un buco per fare scendere il cibo dal tetto. E questo buco sta lì, dunque forse hanno usato questo buco, l'hanno allargato un poco e hanno fatto scendere il paralitico. Proprio di fianco troviamo quella che è chiamata la casa di Charles de Foucault, beato francese che soggiornò qui nell'antica città di Efraim almeno due volte, prima nel 1889 e poi nel 1898, approfittando di questa opportunità per dedicarsi al ritiro e ai suoi scritti. Fu qui, in questa casa, che scrisse le sue meditazioni dal titolo Ritiro di Efraim. Charles Eugène de Foucault, nato a Strasburgo nel 1858 ed assassinato nel 1916 nel corso di una rapina, fu proclamato beato da Papa Benedetto XVI il 13 novembre del 2005. Questa casa conserva memoria della sua presenza ed è molto richiesta dai gruppi di pellegrini e congregazioni che desiderano ritirarsi in preghiera. Un villaggio che conserva la presenza cristiana, ricco per il suo paesaggio pieno di campi di ulivi. Un tempo parte di una regione agricola, oggi a causa dei conflitti circa l'80% della sua popolazione è costretta a emigrare in altri paesi, lasciando la regione praticamente disabitata. La chiesa locale cerca di mantenere viva la memoria e i pochi cristiani che ancora restano qui. Tanti giovani che non possono lavorare pensano a emigrare e andare via perché non vedono un futuro per loro qui. Per questo la chiesa prova a aiutarle. Adesso abbiamo un progetto per le abitazioni per i giovani e speriamo che possiamo fare qualcosa per loro.